bella platea di tifosi, giocatori appassionati, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'accordo di collaborazione tra Mirano Rugby e l'azienda Setup. Dottor Vincenzo Lovino, la Setup entra prepotentemente nel rugby per aiutare, per essere uno della squadra con il rugby Mirano. Effettivamente abbiamo pensato a creare questa sponsorizzazione perché crediamo molto a quello che facciamo. Quello che facciamo è ricerca e selezione del personale, ma anche valorizzazione del capitale umano. Giocare assieme e creare nelle aziende un clima sereno, un clima di condivisione degli obiettivi, sono gli stessi valori del rugby Mirano. Anche loro giocano assieme per vincere. Siamo gli stessi, abbiamo gli stessi valori ed è giusto condividere questi aspetti assieme. Alla conferenza erano presenti anche il sindaco di Mirano, Maria Rosa Pavanello, e l'assessore allo sport, Cristian Zara. Setup, un'azienda, un imprenditore, entra nel mondo del rugby. La nostra sindaca era una giocatrice di rugby, sindaca di Mirano. Cosa ci racconta? L'emozione istituzionale di un ricordo vero della sua vita. Beh, allora, devo chiarire che sono passati 30 anni da quando io ho fatto questa bella cosa. E ho avuto il piacere di conoscere questo sport con un gruppo di amiche che abbiamo fondato allora la prima squadra di rugby femminile. Ma quello che mi colpiva del gruppo è che continua ad essere vivo in questa squadra, in questa società e spero che ovviamente la società Setup contribuisca ad accrescere. Il senso della famiglia, del gruppo, dei valori, dello stare insieme, ma dello stare insieme con valori positivi. L'importante non era vincere, ma lavorare bene per vincere e quindi essere corretti, leali, con un lavoro serio, determinato. E questo lo porto avanti nella mia vita. Nel suo intervento lei ha parlato, come amministratrice pubblica, che la città di Mirano, il comune di Mirano è impegnato verso lo sport dei giovani. Come amministrazione portiamo avanti una grande tradizione della nostra città, quella di investire sia sugli impianti sportivi, ma di investire sulle società intese come gruppi che riescono a dare valori e formare dei giovani uomini e giovani donne. Noi ci crediamo molto su questo, nel senso che oggi più che mai, poi in questi anni lo abbiamo anche visto rispetto ad altri enti educativi, davvero le società sportive fanno tantissimo per i giovani e per le famiglie. Vediamo tanto che si sono avvicinate anche storiche istituzioni educative, le parrocchie hanno pensato di costruire dei legami con le società sportive. Le parrocchie che erano sparite. Sì, le parrocchie hanno coinvolto gli allenatori e i presidenti delle società perché hanno compreso che ruolo abbiano oggi rispetto alle famiglie e ai giovani. Sono dei punti di riferimento. Sì, beh, il rugby a Mirano è sempre stato un fiore all'occhiello come società sportiva per risultati e per numero di associati. Quest'anno abbiamo raggiunto un grande risultato con l'Elite Under 18, la promozione nel campionato professionistico giovanile, a dimostrazione che la società starà volando bene e noi come amministrazione comunale siamo vicini fin dal nostro insediamento e saremo sempre vicini per poter dare un aiuto alla società e ai nostri giovani, perché non mi stancherò mai di dirlo, lo sport è soprattutto benessere e sociale. E quindi un grazie a Rugby Mirano, ma a tutti, vorrei dire a tutte le società sportive miranesi che stanno facendo un grande lavoro per i nostri giovani e la nostra società. Momento di commozione quando Marina Petternella, madrina dell'incontro, ha letto una poesia di suo marito Mirko, indimenticabile giornalista e uomo che raccontava il rugby, la voce del rugby e del ciclismo. Adesso so che quando si avanza uniti ci sono possibilità di successo. Adesso so che se non andrò in meta io, ci andrà un mio compagno. Adesso so che cosa vuol dire rispettare un avversario che è a terra. Adesso so che potrò cadere e perdere il pallone, ma un compagno sarà pronto a raccoglierlo e a lavorarlo per me. Adesso so che bisogna avere sempre qualcosa da portare avanti. Adesso so che non sempre il più forte ha ragione. Adesso so che si può anche perdere, ma non ci si deve mai arrendere. Adesso so che per ottenere qualcosa bisogna essere determinati. Adesso so che correre non vuol dire scappare, ma andare incontro al futuro. Adesso so
che affrontare la vita sarà un gioco da ragazzi e che, se la vita è un gioco, il rugby è una gran bella maniera di viverla. Soddisfatto di questo prezioso accordo, il presidente del Mirano Rugby, Stefano Cibin, che fa un bilancio della stagione trascorsa e che guarda al futuro con importanti mete da raggiungere. Ma il bilancio molto buono, un po' di rammarico per la mancata promozione della prima squadra, però siamo arrivati terzi, ripartiamo quest'anno, ripartiamo da lì, per cui con l'innesto di nuovi ragazzi che provengono dall'Under 18, per cui puntiamo ancora il prossimo anno ad andare su. E bilancio comunque positivo perché l'Under 18 e l'Under 16 hanno vinto i loro tornei rispettivi. Il movimento sotto sta crescendo, nei numeri siamo arrivati a tra i piccoli, cominciamo dai 5 anni fino agli old, abbiamo oltre 350 giocatori in campo, per cui sono numeri importanti che vediamo di far crescere anche nei prossimi anni. Stefano Cibin, il presidente del Rugby Mirano, un matrimonio, un fidanzamento, un accordo importante per far crescere la famiglia del rugby. Un setup che non entra come nome sulle maglie, ma vuol far parte della famiglia dai giovani alla prima squadra. Sì, infatti non la vediamo come la classica sponsorizzazione di mettere il cartello e via, ma bensì una collaborazione che abbiamo già cominciato da qualche mese e che è servita, diciamo, in questi 2 mesi sono serviti per prenderci le misure, però siamo sicuri che i presupposti sono buoni per far bene e negli anni. E abbiamo molti intenti comuni, tra cui crescere d'immagine tutte e due e soprattutto valorizzare i nostri ragazzi. Dai ragazzi ai professionisti, una grande famiglia, un grande progetto, Setup Rugby Mirano. Sì, vogliamo unire il dilettantismo, però far portare la professionalità dentro un mondo dilettantistico. Ecco, questo penso che sia la cosa, non è facile, però ce la metteremo tutta perché sia tale, insomma. Complimenti per l'ambizione. Forza Mirano! Yeah.